Ciao ragazzi! Un po' di tempo fa, in un lapsus di follia, ho deciso di utilizzare questa cornice come creatività nelle mie stories di Instagram e mi avete chiesto di farvi vedere in un video cosa è necessario fare, qual è lo sbattimento che ci sta dietro nel costruire tutto questo cinema per fare una stories. Ebbene, adesso ve lo spiego. Partiamo dalla location. Come avete capito, la mia stanza è più o meno grande un metro e un cazzo quadrato. E quindi è piuttosto complicato riuscire a farci stare tutto quanto dentro nonostante il fatto sia piuttosto piccola e angusta. Bisogna quindi innanzitutto fare un po' di ordine e dopodiché ho utilizzato questa attrezzatura. Due stativi, tre lampade, due cavalletti, qualcosa per coprire dietro, qualcosa per coprire sotto, il telefono, un microfono, la cornice, una sedia e il mio faccione. E una volta presa tutta l'attrezzatura si parte con il montare tutto l'ambaradan. Quindi si comincia con il posizionare i due stativi, appoggiare la cornice sopra gli stativi, posizionare le prime due lampade contro la cornice. A questo punto nasce il primissimo problema. Lo sfondo dietro è troppo visibile e quindi bisogna coprirlo con qualcosa di scuro. E qui arriva quel qualcosa per coprire il dietro. Ho cercato di sistemarlo nella maniera più pratica possibile. Il secondo problema. Le luci, le lampade, sono direzionate verso la cornice e non verso il mio faccione. Per questo motivo c'è bisogno di un'altra lampada che faccia questo effetto e quindi illumini quello che sta dietro il quadro, ossia la mia faccia. Un altro problema è quello che si vede sotto, ci vuole qualcosa per coprire le gambe e quindi qui arriva in gioco il telo bianco per coprire il sotto. Siamo a metà dell'opera, però io non volevo fare una fotografia, volevo fare un video e non potevo registrare il video direttamente dal telefono posizionato lì davanti. Avevo bisogno di una fonte che registrasse la mia voce ed è per questo che ho dovuto piazzare un microfono appena qua dietro, attaccato a un registratore, in questo caso un altro telefono. Ormai la cosa è bella che fatta. Avete sistemato la luce, avete sistemato il vostro quadro, avete sistemato la parte dietro che non è troppo illuminata e potete mettervi in posa. Come avete potuto notare, la cosa in realtà è abbastanza semplice. Bisogna soltanto avere un po' di creatività e un po' di follia. Bene, il video adesso finisce qui. Spero di avervi interessato, spero di avervi divertito. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, mettete la campanella se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!